nuovo sequestro della DIA nel mirino beni immobili e societari di un imprenditore marsalese per il valore di circa 2 milioni di euro. Ebola, nessuna emergenza, rassicurare i cittadini è Massimo De Martino, primario del pronto soccorso di Trapani. Consiglio straordinario, il consesso trapanese si riunisce per affrontare la spigolosa questione relativa all'aeroporto di Birgi. Diocesi in festa, è giunto al santuario della Madonna di Trapani lo scapolare della Madonna del Carmine, indossata dal Papa Santo. Respinto il ricorso, la Corte Sportiva d'Appello ha respinto il ricorso contro lo 0-20 inflitto alla Pallacanestro Trapani a Tavolino in relazione alla gara contro Mantova. Buongiorno e benvenuti al TG Sud, questi erano i nostri titoli, torniamo subito dopo la pubblicità, come sempre, con tutte le notizie e gli approfondimenti. Accademia di Danza The Stage a Trapani, via Capitano Verdi 53, primo piano. Info al 334-98-57-158 o ancora sul sito accademiadidanzathestage.it. Un nuovo sequestro di beni è stato eseguito dalla DIA. Beni immobili e societari per circa 2 milioni di euro sono stati sequestrati dalla Direzione Investigativa Antimafia, la DIA, a Carmelo Gagliano, 48 anni, di Marsala, imprenditore nel settore dei trasporti. Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Trapani. L'indagine della DIA avrebbe, secondo i magistrati, consentito di accertare all'interno dei più importanti mercati ortofrutticoli del Sud Italia l'esistenza di una monopolizzazione del settore dei trasporti su gomma e di accordi tra la mafia siciliana ed il clan dei Casalesi. Il sequestro ha riguardato terreni, fabbricati, l'intero capitale sociale ed il compendio aziendale della LGF Trasporti SRL con sede a Mazara del Vallo ed 8 veicoli. Due persone sono morte, altre due sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto ieri sera alla periferia di Santa Ninfa. I quattro viaggiavano su un'auto che per cause ancora in corso di accertamento è finito contro una casa. Le vittime Antonino Graffeo di 25 anni e Rossella Patti di 20, entrambi di Salemi. Per estrarre gli occupanti dalla vettura dalle lamiere contorte dell'abitacolo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. I due feriti sono stati trasportati in ambulanza all'ospedale di Castelvetrano. Emergenza Ebola, il primario del pronto soccorso di Trapani dell'ospedale Sant'Antonio Abate, il dottor Massimo De Martino, rassicura la popolazione. Il rischio non può essere pari a zero, c'è un rischio minimo che fa parte della vita. Io esco da casa, mi cade un meteorite in testa e muoio. Quant'è il rischio? Sicuramente un rischio tale che non devo avere paura. L'Ebola dal punto di vista migranti è un falso problema, un problema estremamente minore, perché il migrante per attraversare il deserto ci sta da 40 a 60 giorni. Quindi diciamo che ci sono quattro generazioni di Ebola, cioè il paziente per arrivare qui con l'Ebola dovrebbe avere trasmesso ad altre quattro filiere di pazienti il suo problema. Dopodiché aspetta da 30 a 40 giorni prima dell'imbarco su quella nave fatiscente, su quell'imbarcazione fatiscente, e poi 4-5 giorni sulla nave che li recupera. Sulla nave che li recupera c'è un comandante o c'è un ufficiale medico, se la nave è militare, che controlla se qualcuno sta male. E già noi sappiamo il giorno prima dell'arrivo se c'è qualcosa a rischio. Secondo i protocolli nostri significa ministeriali e regionali, nel caso in cui ci fosse un sospetto Ebola a bordo non dovrebbe venire dalle nostre parti ma dovrebbe andare alle parti di Catania. Vorrei ricordare qualche mese fa un caso di sospetta vaiolo delle scimmie, diagnosticato da un medico a bordo della nave, non è stato portato qui ma è stato portato su Catania. La nave era stata in quarantena al largo fino a quando non è stato preso questo paziente, è stato analizzato e si è scoperto che era tutt'altro. Quindi da questo punto di vista dovremmo stare molto tranquilli. Il rischio è un po' maggiore e per chi prende l'aereo in Liberia, in Sierra Leone, in Congo. Novità in arrivo in materia di accoglienza dei migranti, aumentate da 10 a 20 le commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato politico. Il Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo destinato all'accoglienza dei migranti è stato aumentato di 50 milioni di euro.
Le somme sono state inserite dal Governo nazionale nell'ambito del cosiddetto decreto stadi recentemente approvato dal Senato. Saranno poi attivate più commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato politico che passano da 10 a 20. Inoltre i comuni che stanno fronteggiando l'emergenza sbarchi di questi mesi saranno esclusi dal rispetto del patto di stabilità per le spese sostenute per l'accoglienza. E nell'elenco dei comuni che beneficeranno di questa misura c'è anche Trapani, come evidenziato dalla senatrice Pamela Orrù, che nei mesi scorsi ha presentato una interrogazione in materia di accoglienza sollecitando proprio, tra le altre cose, l'aumento delle commissioni. Di fatto vengono aumentati i fondi per l'immigrazione, vengono aumentate le commissioni. Un dato molto importante è questo ed era una richiesta che non solo da parte mia ma anche il prefetto di Trapani aveva più volte auspicato che questo avvenisse, perché l'aumento delle commissioni riduce il tempo di permanenza per i controlli di questi immigrati e riduce i costi, perché meno rimangono, cioè minore la permanenza, minore sono i costi ovviamente per lo Stato, per questa tipologia di emergenza. A livello nazionale da 10 commissioni aumentano a 20 e c'è la possibilità anche a 30, quindi probabilmente è chiaro che anche a Trapani ci saranno più commissioni. Fondamentale, anche questa è una richiesta, come ripeto, fatta da me nell'interrogazione e quindi si aspettava una risposta appunto dal governo, per quanto riguarda proprio lo stornare questi fondi che riguardano i comuni, che i comuni impegnano per l'immigrazione e quindi toglierli dal patto di stabilità. Il Consiglio Comunale di Favignana nella seduta di ieri ha approvato con voto unanime il bilancio di previsione. Via libera anche al piano triennale delle opere pubbliche. Una parte delle risorse del bilancio sarà destinata a finanziare l'operazione di eco-marketing relativa all'aeroporto Vincenzo Florio di Birgi per un importo di 160.000 euro. Nello strumento finanziario sono previsti investimenti in ambito sociale e per le famiglie isolane. Nel corso della stessa seduta il sindaco Giuseppe Pagotto ha presentato al Consiglio la propria relazione annuale riassuntiva del primo anno di attività amministrativa. Il Consiglio Comunale di Trapani si riunisce in seduta straordinaria per affrontare la spigolosa questione dell'aeroporto di Birgi. Il dibattito, dice il Presidente del Consiglio Comunale di Trapani, Giuseppe Bianco, è aperto a tutti e chiunque potrà intervenire. La seduta è stata convocata per venerdì alle 10 nell'aula consiliare di Palazzo Cavarretta nella zona del centro storico. Spero, aggiunge Beppe Bianco, che la partecipazione sia massiccia, così come richiede l'importanza dell'argomento. Problemi dell'aeroporto Vincenzo Florio e della società Airgest, cancellazione di voli, ovvero quale futuro per l'aeroporto, l'argomento della seduta straordinaria. Per Peppe Bianco, in questa fase è indispensabile una sinergia tra enti pubblici, privati, associazioni e cittadini. Se l'aeroporto dovesse essere penalizzato, conclude, lo sarebbe l'intera economia trapanese. All'incontro sono stati invitati il Presidente della Regione Siciliana, gli assessori al turismo e al bilancio, parlamentari nazionali e regionali, i sindaci dei 24 comuni del Trapanese, il commissario dell'ex provincia, della Camera di Commercio, sindacati e associazioni di categoria. Sala Expo 2014, 17ª fiera campionaria dell'artigianato, commercio e industria. Affari, shopping, novità, curiosità, spettacoli e tanto divertimento vi aspettano a Marsala Expo 2014 e per la delizia del vostro palato, ogni sera degustazioni gratuite per tutti. All'interno di Marsala Expo, Sposi Expo. Marsala Expo 2014, presso Piazza Fiera a Marsala. Ah, dimenticavo, l'ingresso è gratuito. Il deputato regionale Nino Oddo ha presentato all'ARS un disegno di legge per la tutela dei beni archeologici siciliani che punta ad istituire la figura dell'archeologo negli uffici tecnici comunali. La proposta punta ad evitare scempi edilizi e ad utilizzare tante giovani professionalità, così come evidenziato dal parlamentare trapanese che si è soffermato sull'esigenza di mettere in atto un modello operativo ben preciso per la tutela e valorizzazione dei beni culturali. Il decreto di legge è stato redatto da Daniela Virgilio, consulente all'ARS per l'attività di supporto legislativo, con la collaborazione del professor Francesco Torre. Tempo di primi bilanci per l'ente Luglio Musicale. Il consigliere delegato Giovanni De Santis ha fatto il punto della situazione sull'attività dell'ente in questi primi mesi della sua gestione.
e si è passati soltanto per la lirica, che era considerata una branca d'élite. Siamo passati da 1.693 spettatori del 2013 a 4.286 paganti di quest'anno. Siamo passati da 5.000 spettatori complessivi dello scorso anno a 8.025 paganti di quest'anno, e in complesso abbiamo movimentato 15.000 spettatori in tutto il centro storico di Trapani, compresa la Notte Bianca. Quindi credo che questi siano dati degni di considerazione e dati ai quali partire per un investimento economico anche della comunità. Oggi il luglio chiaramente ha cambiato un po' strategie e si pone come catalizzatore di tutte quelle che sono le risorse sane che operano la cultura e nel mondo specialmente musicale. È chiaro che oggi gli stati che investono più in cultura sono quelli che poi ottengono il turismo. Le comunità che pongono la cultura al centro dell'universo economico dimostrano che poi attraggono turisti, attraggono economia, e noi dobbiamo imparare anche a fare questo. Il luglio musicale ha finito un'estate, ha chiuso un bilancio sicuramente positivo: abbiamo triplicato il pubblico, incrementato gli incassi del 54% e fatto tante altre cose. E ci stiamo preparando alla prossima primavera estate con un progetto molto importante, del quale vi anticipo soltanto il nome: sarà il progetto Trapani, città mediterranea della musica. Nelle more, a Natale vi faremo qualche altra sorpresa, non voglio fare altre anticipazioni, ma sicuramente il luglio ha dei progetti ambiziosi e spera di poter coinvolgere la città, gli operatori turistici e di porsi come un elemento non soltanto così metafisico, ma anche di dare un contributo fondamentale all'economia della città. Il consigliere comunale di Trapani, Nicola Lami, ha presentato al sindaco un'interrogazione sullo stato di abbandono in cui versano due impianti sportivi di Trapani, quello di Rione Cappuccinelli e quello di Viale Marche. Il consigliere ha messo in evidenza come gli stessi versino in condizioni disastrose a causa dell'assenza di manutenzione, di custodia, di atti vandalici e di come non si sia mai preso in considerazione l'ipotesi di affidarli in gestione. Da qui la necessità di avere risposte in merito. Laura Montanti, assessore alle finanze e tributi del comune di Erice, ha fatto sapere di aver proposto al Consiglio Comunale lo slittamento al 16 novembre 2014 della scadenza della prima rata della tassa dei rifiuti, senza aggravio di interessi e sovrattasse. Questo a causa dei disguidi per l'aggiornamento dei dati dei contribuenti, problema tra l'altro sollevato nei giorni scorsi dal consigliere comunale Luigi Nacci. E da ieri sera nel Santuario della Madonna è esposta una reliquia di San Giovanni Paolo II. Lo scapolare di Papa Wojtyła resterà a Trapani fino a stasera. San Pietro di Giovanni Paolo II è venuto a Trapani e è molto consapevole del culto verso la Madonna, patrona della città, patrona della diocesi. San Giovanni Paolo II, il suo stemma pontificio, scrisse uno slogan: Totus tuus, tutto tuo. Quindi il rapporto, anche per la sua, come dire, per il suo attaccamento, per la sua devozione alla Madonna del Carmelo, l'evento delle sue reliquie, dello scapolare che lui ha portato anche nei momenti difficili della sua vita, specialmente quando fu operato al Gemelli, dopo quel 13 maggio famoso dell'attentato. Ecco, questi eventi mariani rappresentano per il nostro santo qualcosa che toccano il cuore di tutti. Sabato sera si concluderà invece con una fiaccolata che solitamente viene fatta l'ultimo sabato del mese, ma questa volta c'è un motivo in più, che è quello, insomma, del salutare la reliquia che già è andata via, ma che in questa chiesa è stata per 24 ore. Ogni quarto sabato di mese noi celebriamo un evento mariano in una maniera particolarmente originale, ed è al lume delle fiaccole, come flambò, come si dice, come a Lourdes. Noi faremo una processione anche nella villa di sera, e questo ci lega alla Madonna di Lourdes, la quale
è apparsa con un messaggio specifico che riguarda la conversione e che riguarda anche il Carmelo per le sue date di apparizione. E a proposito della nota data ieri nel nostro TG, va aggiunto che nella parrocchia di San Pietro, oltre al già citato Don Liborio Palmeri, si è insidato Monsignor Cirrone per una gestione condivisa della parrocchia. Si terrà venerdì alle 17.30 presso la Sala Conferenze Carmelo Solino Quartana, Santuario Maria Santissima di Custonaci, il convegno dal titolo Il Governo Locale in Sicilia, materiali per la riforma, organizzato dal Centro Studi Dino Grammatico in collaborazione con il Rotary Club Trapani Erice. Introdurrà e modererà l'incontro Fabrizio Fonte. Si è svolta a Marsala, presso il punto vendita Famila di Petrosino, la terza raccolta di generi alimentari Metti in Tavola la Solidarietà, promossa dal gruppo Selex e condotta dai volontari del Comitato Locale della Croce Rossa Italiana. Il materiale raccolto sarà destinato all'aiuto delle famiglie lillibetane che vivono in condizioni di povertà. Il Comitato Locale della Croce Rossa di Marsala prossimamente organizzerà un corso per volontari. E adesso chiudiamo con gli appuntamenti su Telesud. Alle 21 e alle 23 trasmetteremo una puntata speciale di Grand Hotel, un talk show realizzato in esterna durante la festa del Partito Democratico Trapanese. Argomento disabilità e proposte per la disabilità, moderato da Mariangela Miceli. Tra gli ospiti Eugenio Tumbarello, segretario generale UIL Trapani, Vincenzo Abruscato, consigliere comunale del PD, Rita Scaringi, dirigente dei servizi sociali del Comune di Trapani, inoltre dirigenti, insegnanti e operatori nell'ambito della disabilità. Con questo è tutto, ovviamente vi rimando alla pagina sportiva subito dopo la pubblicità. Io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro una buona giornata. Nasce in via Generale Matera 38 a Trapani, Moyen Age 2.0. Moyen Age 2.0, tradizione e innovazione, dall'esperienza di Francesco Pipitone. Moyen Age 2.0, ampi locali per una confortevole serata all'insegna del buon gusto. Da noi trovi anche la pizza senza glutine e la pizza integrale. Moyen Age 2.0, nuova apertura in via Generale Matera 38 a Trapani. Scopri le nostre ricette su Facebook e Instagram. Buongiorno e benvenuti a TG Sud Sport. Apriamo questa nostra edizione con il basket. Continuano gli allenamenti della Pallacanestro Trapani in vista della sfida di domenica contro Veroli. Intanto, ieri pomeriggio il club del presidente Basciano ha conosciuto la decisione del giudice sportivo in merito allo 0-20 rimediato a tavolino contro Mantova. Vediamo tutti i dettagli nel servizio di Stefania Renda. Arrivata la decisione del giudice sportivo in merito al ricorso della Pallacanestro Trapani sullo 0-20 rimediato a tavolino. Era il 5 ottobre e Granata vincevano sul campo la prima partita di campionato contro Mantova. Un illecito nel numero dei giocatori da portare in panchina, anzi dei giovani, tolse il sorriso ai Granata, che però si fecero valere la domenica successiva sul campo di Ferentino. Ieri quindi il giudice ha respinto il ricorso e entro 15 giorni verranno rese note le motivazioni di tale decisione, in base alle quali la società Granata deciderà se effettuare il ricorso
concorso o meno all'Alta Corte di Giustizia del CONI, decisione che deve essere presa entro 30 giorni da oggi. Intanto la squadra prosegue con gli allenamenti in vista della seconda trasferta consecutiva, domenica a Veroli, pronti per riscattare la prima sconfitta sul campo rimediata domenica scorsa sul campo di Verona. Una sconfitta che ha commentato anche coach Marcelletti al termine della gara. Ascoltiamolo. Io per esperienza dico che i giocatori hanno più piacere di fare partite che allenamenti. Probabilmente i viaggi possono pesare, però ripeto, giocare tanto fa piacere ai giocatori. Ovviamente loro si sono scontrati con la forza di Verona. Trapani rimane una buona squadra, secondo me i due americani Evans e Bray possono solo crescere, il nucleo italiano è solido e Lardo può fare un buon lavoro. E adesso passiamo al calcio. Sabato scorso è partito fra i titolari dando un ottimo contributo nella gara poi vinta contro il Crotone. Stiamo parlando di Giovanni Abate che ieri è intervenuto in conferenza stampa. Ascoltiamo le sue parole. Sabato è stata una risposta importante dopo la partita di Livorno, ma sotto questo aspetto non c'erano dubbi che sabato sarebbe stata un altro tipo di prestazione. E non c'è un fatto di mentalità, noi fuori casa non abbiamo nessun problema, anzi nella prossima ci sarà sicuramente, miglioreremo la prestazione, poi il risultato vedremo come andrà a finire, però la prestazione sicuramente sarà da Trapani, dalle prossime trasferte in poi. È vero che nelle ultime due purtroppo non sono andate come volevamo, però quelle sono già dimenticate, ne abbiamo pure parlato abbastanza, e dalla prossima ce ne sono due belle toste, però alla nostra portata tranquillamente, ricominceremo a macinare gioco e prestazioni come anche negli altri anni abbiamo fatto, soprattutto fuori casa, siamo sempre stati una delle squadre che fuori casa ha vinto più partite e lo sarà anche quest'anno. Noi andremo lì per fare secondo, prima andremo a Terni e vogliamo vincere, andiamo lì per vincere e incontreremo una squadra, anche loro hanno avuto un risultato un po' pesante, quella in casa, l'ultima. E quindi sarà arrabbiata, è una squadra di qualità, giocatori importanti, però noi andremo lì per vincere la partita. Finito quella, poi penseremo all'altra. La prima, pensiamo a questa di venerdì sera, che è difficile, tosta, ma come ho detto prima, se la prestazione sarà sicuramente all'altezza del Trapani, poi il risultato vedremo al 95esimo quale sarà. E continuiamo a parlare di Trapani Calcio. Una giornata di squalifica per il centrocampista granata Maurizio Ciaramitaro. La decisione è stata assunta dal giudice sportivo a seguito della quarta ammonizione nei confronti dello stesso numero 14 granata nel corso dell'ultima gara casalinga proprio contro il Crotone. Per quanto riguarda gli allenamenti, oggi seduta pomeridiana a porte chiuse a partire dalle 16. Domani invece granata si alleneranno la mattina per poi partire alla volta di Terni. E adesso passiamo al calcio regionale. Domenica si è giocato il derby d'eccellenza valevole per la settima giornata fra Mazara e Paceco. All'Ino Vaccara ha vinto il Mazara per 2-0. Andiamo ad ascoltare le voci dei protagonisti, il tecnico dei Canarini Nicola Terranova e l'attaccante Ciccio Arbini, oltre al leader del Paceco Calogero Lobue. Oggi è veramente tantissima amarezza perché credo che il primo tempo sia stato appannaggio del Paceco. Quasi interamente, anche l'inizio della ripresa abbiamo avuto le migliori occasioni per andare in vantaggio, però purtroppo questa è la nostra grande pecca, che produciamo tanto e poi non concretizziamo mai. Di contro alla prima occasione gli avversari ci fanno gol, poi con l'espulsione credo di Baiada la partita sia cambiata e con l'altra espulsione di Perricone non c'è stata più storia, quindi la partita poteva finire con un margine più ampio, però mi rimane l'amarezza di non aver sbloccato la partita. E penso che era anche meritato il primo tempo, però ti ripeto, le partite purtroppo nascono così e pensiamo alla prossima. Se non sapessimo la classifica prima della partita, diciamo che il primo tempo forse sembravamo noi avevamo 12 punti e il Mazara 3, senza nulla togliere la squadra di Nicola. Però credo che il primo tempo la mia squadra si sia espressa su buoni livelli, con buone trame di gioco, essendo molto pericolosa in avanti, però ti ripeto, non sfruttiamo mai le occasioni che abbiamo. La squadra di Nicola è una squadra molto cinica e l'ho dimostrato anche oggi, sa soffrire, è andata in vantaggio e alla fine poi insomma ha portato questo risultato in porto. Nella prima parte della partita abbiamo fatto molta fatica perché loro arrivavano sempre primi sulla palla, poi
il mister ci ha dato una bella strigliata e nel secondo tempo, avvantaggiati dall'espulsione del numero 4, siamo usciti fuori. Noi siamo un gruppo a partire dal portiere Pietro Iacono a finire all'ultimo che è arrivato a Foti, siamo un gruppo che viviamo domenica dopo domenica e arrivare prima alla salvezza, prima possibile alla salvezza per noi è molto importante. Felici per la vittoria, anche perché ci avviciniamo al nostro obiettivo principale, felici per come la squadra sa soffrire e poi magari riesce a essere quasi chirurgica nello sfruttare le occasioni che ti pone l'avversario. Conoscevo gran parte dei giocatori del Pacheco, sapevo che è una squadra pericolosa, che è una squadra che prima o poi uscirà fuori dai bassi fondi della classifica. E queste sono le partite che nascondono più insidie, i ragazzi sono stati bravi a soffrire, ti ripeto, e poi ad affondare nel secondo tempo. Sabato ci andremo a giocare uno scontro diretto col Monreale, cercando di chiudere definitivamente la classifica per loro. E oggi intanto si disputeranno le gare di ritorno degli ottavi della Coppa Italia di eccellenza Girone A. Proprio il Mazzara affronterà il Marsala di Sandri e la sfida si giocherà a partire dalle 15.30 al campo sportivo Paolo Marino di Castelvetrano. Per il Dattilo impegno a Palermo con la Parmonval, le altre gare sono Ribera Camarat e San Cataldese Mussomeli. Si è giocata ieri la gara di ritorno dei sedicesimi di finale di promozione. Il Favignana ha battuto 3-1 in trasferta alla Borgata Terrenove, ma non supera il turno in virtù della sconfitta interna rimediata all'andata per 3-0. Alle 18.30 si giocherà invece Carini Castellammare. E domani alle 10.30 nella sala giunta del comune di Marsala la Sigel Pallavolo verrà presentata ufficialmente. I dirigenti marsalesi ufficializzeranno il roster, lo staff tecnico, lo staff medico e con l'occasione daranno contezza degli imprenditori che hanno deciso anche quest'anno di investire e supportare la causa della Pallavolo Marsala. E chiudiamo con la medicina sportiva. Sarà inaugurato domani a partire dalle 17 al centro scientifico Ettore Majorana di Erice l'ottavo corso avanzato della Scuola Internazionale di Medicina dello Sport. Il corso sarà diretto dal professor Francesco Paolo Sieli ed è rivolto a medici, infermieri e fisioterapisti che collaborano in ambito medico sportivo. I temi che saranno trattati nelle giornate scientifiche saranno rivolte alle nuove tecniche di imaging nella traumatologia mio-osteoarticolare della traumatologia sportiva, alle problematiche di idoneità alla pratica sportiva correlate a condizioni cliniche, patologiche o parafisiologiche. Questa era la nostra ultima notizia, appuntamento alle prossime edizioni di TG Sud Sport. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona giornata.